Buonasera ragazzi, di nuovo qua dal stand di K-Pet ad Esotica, prima tappa, ripeto, del 2021 ad Arezzo Palafiere. Sono qua con Claudio Capozzo, di Esotici Riuniti. Esotici Riuniti è un'associazione neocostituenda che rappresenta un'iniziativa importante, molto vicina anche ai valori che con K-Pet stiamo cercando di trasmettere durante questo evento, ovvero andare a portare ovviamente al maggior pubblico possibile, sia di appassionati ma anche di neofiti o di futuri potenziali appassionati, quella che è un'etica del settore pet un po' a 360 gradi, che possa andare anche a vedere gli animali esotici in una maniera un po' diversa da quella di cui si sente parlare ultimamente. Ok, mi Ok, zittisco e ti passo la parola. ti ringrazio Luca, ti ringrazio, è sempre un piacere incontrare e conoscere nuovi amici e nuove realtà che possono comunque combaciare con le nostre ideologie. Esotici Riuniti che cos'è? In pratica per ora almeno è semplicemente un gruppo Facebook, è nato addirittura ancora prima da un gruppo WhatsApp di pochi amici appassionati di esotici, ma la cosa bella è che questi amici non erano appassionati degli stessi esotici. In che senso? Il mondo degli esotici è vastissimo, neanche io ne avevo un'idea fino a qualche mese fa. Il mondo degli esotici per me può essere il mondo dei rettili, degli ofidi, dei serpenti o della ranocchia, eccetera. In realtà il mondo degli esotici è molto molto più ampio. Va dal pappagallo al criceto a qualsiasi animale che non è, come dicevi tu, convenzionale, non è definito almeno Certo. convenzionale. Quindi, grazie ai Esotici Riuniti e grazie anche alla collaborazione del grande Daniel Baiocco, che è l'organizzazione di questa bella. Ricordiamo organizzatore di questo evento che va avanti in Italia ormai da 15 Da anni, 15 per cui anni in tutta è Italia. il riferimento quando parliamo di mostre scambio, vendita e anche esposizione di esotici, è sicuramente l'appuntamento dell'anno, anzi Assolutamente. Gli il appuntamenti. brand che ha tutta una serie di appuntamenti. E dal mio punto di vista, una curiosità ovviamente legata alla vostra iniziativa, proprio ricollegandomi, senza ovviamente entrare in quello che è l'impegno sociopolitico, da un punto di vista divulgativo, per noi K-Pet ovviamente è importante, secondo me, puntualizzare un qualcosa. Ecco, io quello che vedo sia qua a Esotica, ma quello che ho avuto modo anche di capire da Esotici Riuniti, c'è una fortissima intenzione, una fortissima volontà di non essere relegati nell'immaginario collettivo di maltrattamento e reclusione di un animale che viene catturato e viene gestito in cattività in maniera non consona alla specie, ma di far conoscere alle persone come la maggior parte degli animali presenti sul mercato esotico italiano, o almeno quella che è la volontà e l'impegno, è di lavorare con animali comunque allevati in Italia, secondo dei criteri che siano stati studiati, impostati nel rispetto del benessere di quella specifica specie, anche a distanza, a migliaia di chilometri di distanza dalla loro, L'originalità. ovviamente, regione di provenienza. E io un'altra cosa che dico di nuovo, ma lo faccio volentieri, stamattina scherzavamo con un'altra persona che sui social fa parlare molto di sé perché approfondisce spesso con delle guide molto interessanti sulla cura di un po' tutti gli esotici. Parlavamo di come a volte non la cattura, ma l'allevamento conservativo in ambiente controllato, quindi in cattività, per certe specie è anche una speranza di non andare incontro a un'estinzione, perché Certo, ci comunque sono i associazioni, cambiamenti. ad esempio la FOI, per dirne una, che è una delle più grandi, no, federazioni ornitologiche italiane, una delle più grandi federazioni che si occupa di animali in Italia. Il suo motto, tra virgolette, è allevare e proteggere. Ci sarà un motivo, no? Ci sarà un perché dietro a questo spin-off. Quindi sicuramente molto importante portare a conoscenza di tutti l'impegno dei singoli, ma anche di gruppi, gruppi nuovi, gruppi che nascono perché c'è un bisogno. C'è un bisogno di far conoscere un mondo diverso, e sappiamo benissimo che il diverso spesso spaventa,
È molto più semplice negare a priori che capire e andare a studiare quali eccezioni possono essere positivo, che i pet ovviamente è testimone di quello che avviene nel mondo pet, non è in grado di esprimersi in merito con coscienza, però ci tiene a dare voce e visibilità a chi per noi affronta dei progetti con serietà e con soprattutto voglia di migliorare e non di affossare, perché comunque dietro anche al mondo dell'allevatoria italiana girano moltissimi appassionati, ma anche moltissimi professionisti che da una passione hanno coltivato un amore, ma anche un lavoro fondamentalmente, un lavoro che porta ai neofiti una cultura sempre più apprezzabile, sempre più facilmente disponibile, basti guardare ovviamente i canali digitali cosa hanno consentito, e soprattutto consente a chi vuole avvicinarsi a un esotico di avere molta più cultura e più nozioni per tenerlo bene e gestirlo al meglio. Grazie a te e grazie agli amici che ci ascoltano. Da K-Pet Esotica, un saluto a tutti.